Ciao a tutti, sono Marco Vigelini. In questo video vedremo l'installazione e la gestione della terza app che viene chiamata Classroom Mode. È un'app che serve agli insegnanti per supervisionare e gestire l'intera classe. Allora, dove troviamo questa app? Dobbiamo andare sul sito education.minecraft.net/download. Copiate ed incollate questo link sul vostro browser, vi comparirà questa schermata che abbiamo già visto nei video precedenti. Nello specifico adesso dobbiamo installare l'app Classroom Mode. Scaricatela cliccando sul pulsante del vostro sistema operativo Windows 10 o Mac OS. Avrete un pacchetto da installare, doppio clic su questo file e seguite installazione passo passo, non potete sbagliarvi. Detto questo, avviamo la Minecraft Education Edition. Io sono già entrato con il mio account, clicco su Gioca, non seleziono dei mondi già creati, ma ne voglio creare uno nuovo. Nello specifico voglio l'isola dei funghi, voglio abilitare i trucchi. E clicco il pulsante gioca. Mi viene caricato il mondo dell'isola dei funghi. Mi posiziono qua sopra, per esempio, ok, sopra questo fungo riconoscibile rosso. Cambiamo il tempo, time set 0, così rimane giorno per un bel po'. E adesso usciamo da Minecraft Education Edition, clicchiamo il pulsante Start qui in basso a sinistra e digitiamo Classroom Mode. Cliccando su questo pulsante ci viene presentata la finestra di accesso al nostro account. Digitate il vostro account, loggatevi come consuetudine e una volta inserito il vostro account, l'app Classroom Mode vi presenta questa stringa di connessione, molto simile ovviamente all'app Code Connection. Clicchiamo su questo pulsante. Questa stringa ci viene copiata negli appunti in automatico. Clicco su Minecraft, riprendo il gioco, premo la lettera T della tastiera. Premo il tasto CTRL, lo tengo premuto, poi una volta il tasto V, CTRL V, quindi ho incollato il tutto, premo invio e ottengo che abbiamo stabilito una connessione con il server. Vado sulla nostra interfaccia dell'app Classroom Mode e vediamo questa schermata. Con la rotellina del mouse potete vedere che io ho una rappresentazione pixelata del nostro mondo, ok? Io sono in questa posizione, ero sopra un fungo, infatti, no? Ok? Adesso immaginiamo di dover teletrasportare l'alunno Marco Bu che si è perso su questa isola. È sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse sul nome del giocatore e lasciarlo dove si vuole trasportare, ok? Come vedete anche qui sulla sinistra l'ambiente è stato, diciamo, ricostruito graficamente in maniera istantanea. A cosa serve questa app fondamentalmente? Ad impostare dei valori e a supervisionare il lavoro dei ragazzi. Probabilmente il primo è il pulsante più importante perché permette di mettere in pausa il gioco. Immaginate di dover dare delle informazioni ai vostri alunni nel mentre hanno già iniziato una sessione e necessitano della vostra attenzione, il gioco deve essere messo in pausa, così distolgono lo sguardo dal monitor e ascoltano le vostre parole. Quest'altro pulsante permette di abilitare e disabilitare la chat dei ragazzi, cioè i ragazzi possono mandarsi dei messaggi o meno. Il terzo pulsante è quello che gestisce il tempo. Immaginate di avere un tempo piovoso, rain. Ok, adesso sta piovendo.
e io da questa app riesco a impostare il tutto in sempre bel tempo. Ok? Quest'altro quarto pulsante permette la creazione di animali e mostri. In questo caso sono già creati, voglio mettermi su un fungo in modo tale da evitare che cadano. Sto volando, adesso mi posiziono su questo bel fungo, premo il tasto E per accedere ai blocchi, clicco uovo. E ho la lista degli uovi. Seleziono quello dell'abitante, seleziono quello di pollo e quello, per esempio, ok, di questo zombie. Chiudo il tutto con il tasto destro del mouse. Vedete che creo questi personaggi. Ok, riesco a crearli. Ok, mi allontano un po', mi metto qui sulla sinistra in modo tale che voi possiate continuarli a vedere. Mi metto sull'app Classroom Mode, clicco su questo pulsante che ha disabilitato la presenza di qualunque tipo di animazione che non siano i giocatori e questi non vengono più resi accessibili né è possibile crearli. Ok? Perfetto, torno indietro, abilitiamo il tutto. Adesso questo quinto pulsante permette l'utilizzo di materiali pericolosi, distruttivi, tritolo, metto un po', poi cerco acciarino, poi cerco nether e poi cerco per esempio del legno. Allora, proviamo a dare fuoco a questi oggetti e posso sicuramente posizionare del tritolo. E come vedete, disabilitando questo pulsante, non è possibile più interagire con strumenti che permettono la distruzione, ok? Non posso più fare niente, posso sicuramente distruggere, non posso più ricreare la dinamite. E detto questo, andiamo avanti. Questo sesto pulsante è utile soprattutto quando si gioca in modalità sopravvivenza, permette o meno il danno dei vostri ragazzi, per esempio se dovessero cadere da una certa altezza. E questo pulsante serve per rendere il mondo immutabile. Non posso cioè più posizionare blocchi, ok? Qualunque tipo di blocco, non è più mutabile il blocco, il mondo, scusate. In questo modo adesso disabilitando quella opzione posso fare quello che vogliamo. Quest'ultima opzione io la metto sempre ad off per evitare che i bambini in modalità sopravvivenza possano danneggiarsi l'un l'altro, disabilitando appunto la possibilità di crearsi dei danni. Poi, due ultime cose. Posso dare dei comandi senza dover entrare in Minecraft, per esempio nuovamente weather rain, oppure nuovamente weather clear. Un'ultima cosa molto importante è che le app che abbiamo installato e utilizzato in precedenza, cioè Classroom Mode e Code Connection, le funzionalità di queste due app sono mutuamente esclusive, cioè se avvio un'app, l'altra viene disabilitata. Guardate cosa succede. Ho Classroom Mode avviata e Code Connection non avviata. Clicco su questo pulsante che mi copia quella stringa. Torno su Minecraft Education, clicco
clicco sulla tastiera la lettera T, CTRL V, incollo il tutto, do invio, viene stabilita una connessione con il server, tant'è che vedo che Code Connection mi ha cambiato l'interfaccia grafica, ma se torno su Classroom Mode ottengo un errore di disconnessione dal server e mi ripropone la stringa di connessione. Copio la stringa di connessione di Code Connection e mi aspetto che una volta diciamo, utilizzata la stringa di connessione di Code Connection, questa interfaccia grafica verrà cambiata. Riprendo il gioco, T, CTRL V, sta connessione stabilita con Code Connection. In effetti Code Connection è adesso utilizzabile, di conseguenza, scusatemi, Classroom Mode è utilizzabile e Code Connection è stato completamente disconnesso. Stessa cosa se da Minecraft utilizzo diciamo, il comando code. Do invio, mi avvia la connessione con Code Connection, ma mi viene disconnessa la app Classroom Mode. Quindi una app esclude l'avvio di un'app esclude l'altro. Tenetelo bene a mente. Con questo ho sicuramente terminato. Invito a condividere questo video e ad iscrivervi e invitare a iscriversi al canale YouTube i vostri colleghi. Il link è tinyurl.com/minecraft a scuola. Ciao a tutti e ci vediamo con il prossimo video.